Il principe dunque era nella camera azzurra, con un gruppo di cortigiani ai suoi fianchi. Dapprima, mentre parlava, c'era stato nel gruppo come un leggero movimento innanzi, verso l'intruso, che per un momento era stato vicino a loro, molto vicino, fino quasi a toccarli. E adesso, con passo sicuro e maestoso, si avvicinava sempre di più al principe. Ma quel certo terrore indefinibile, ispirato in tutta la compagnia dall'audacia insensata della maschera, fece sì che nessuno osò mettergli le mani addosso. Cosicché, non trovando nessun ostacolo, passò a 2 metri dalla figura del principe. E mentre l'immensa assemblea, come obbedendo ad un unico movimento, indietreggiava dal centro della sala verso i muri, continuò per la sua strada, senza fermarsi. Con lo stesso passo solenne e misurato che fin da principio l'aveva contraddistinta, andando dalla camera azzurra a quella rossa, da questa alla verde, dalla verde all'arancione, dall'arancione alla bianca e poi alla violetta, senza che nessuno facesse un solo movimento decisivo per fermarla. Tuttavia, il principe Prospero, esasperato dalla rabbia e dalla vergogna per questa sua momentanea debolezza, si slanciò precipitosamente verso le 6 stanze, dove peraltro nessuno lo seguì, perché improvvisamente un nuovo terrore si era impadronito di tutti.